Buonasera e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento Fa bene la salute in TV. E sono veramente felice perché questa sera finalmente ho il piacere di avere con noi, l'abbiamo sentita soltanto via Skype, la professoressa Gloria Taliani. Buonasera, Buonasera a grazie lei. per essere qui con noi. Un minuto, si presenti un po' da sola, come è arrivata ad Avellino il suo percorso? Sono arrivata ad Avellino con la missione, la task force anti-Covid della Protezione Civile, che è iniziata a marzo del 2019 e la mia prima sede è stata Piacenza. E, chiusa la fase estiva, diciamo, della pandemia, al riavvio della seconda ondata epidemica, la Protezione Civile ha richiamato, riconvocato le forze già arruolate e nello specifico mi ha mandato ad Avellino. Al Moscati. Esatto. Professoressa, era giusto aprire tutto così velocemente? Tra un po' non avremo neanche più il coprifuoco? Intanto potrei dire che fosse necessario. Abbiamo avuto un lunghissimo anno, anche più, di restrizioni di ogni genere e che ci hanno fatto soffrire, ma nello stesso tempo ci hanno anche insegnato molto. Nello stesso periodo dell'anno scorso, l'andamento della pandemia era in decrescita spontanea. E questo è un profilo che possiamo assolutamente verificare nei numeri che sono disponibili, liberamente. Quest'anno si ripropone lo stesso andamento, quindi non cogliere l'orizzonte che questa curva di decremento rappresenta sarebbe stato un'occasione persa. Quindi era giusto farlo, oltre che necessario. Professoressa, cosa succederà a settembre? Su questo direi che un cauto ottimismo è obbligatorio. L'anno scorso, di nuovo, la storia insegna e anche nella pandemia, l'andamento epidemico è fondamentale per ricostruire quello che è successo e poi immaginare quello che sta per succedere. L'anno scorso la riapertura delle scuole ha segnato l'incremento progressivo del picco di incidenza. In quel momento noi avevamo alcune convinzioni sulle quali abbiamo basato delle scelte, scuola in presenza per la necessità di garantire ai ragazzi un'offerta formativa a tutto campo e completa. E pensavamo, perché i modelli epidemiologici ci avevano consegnato questa informazione, pensavamo che l'età infantile fosse resistente al contagio, invece poi abbiamo scoperto che così non è. Ma quest'anno lo scenario è diverso, perché oltre ad avere la tregua estiva che già abbiamo sperimentato lo scorso anno, quest'anno abbiamo anche l'affiancamento protettivo non solo del gran numero di pazienti che hanno subito e superato il Covid, ma anche quello dei soggetti che si stanno Certo, vaccinando. E quindi la abbiamo un'arma combinazione. in più. Assolutamente sì, è un'arma che aggiunge al decremento del numero dei casi circolanti la certezza che il virus non possa riprendere l'abbrivio e ricominciare a circolare. Professoressa, una domanda che fanno in molti perché non si hanno ancora le idee chiare. Si è contagiosi nel momento in cui ci vacciniamo? Dunque, nel momento in cui ci si vaccina non si è contagiosi, perché il vaccino in se stesso non contiene le informazioni genetiche dell'intero virus, quindi non è in grado di produrre particelle virali, è una Perché molte persone porzione. ancora continuano a chiedere. Però c'è del vero nell'idea, nel concetto che il vaccinato possa essere virtualmente contagioso, perché il vaccinato riceve l'immunità attraverso la via intramuscolare. E quindi la mucosa respiratoria non è protetta dalla secrezione di anticorpi specifici locali, quindi può, venendo in contatto col virus, permettergli di replicare per un po', a basso titolo, per un periodo Certo. breve, ma può farlo. E quindi inconsapevolmente il vaccinato, che non ha sintomi e non ha malattia, può essere un potenziale diffusore. Sì. Bene. Solo però se
se si acquisisce il virus, ed è questa una delle ragioni per cui raccomandiamo e continuiamo a raccomandare, in un momento in cui ancora c'è una certa circolazione attiva del virus, raccomandiamo di indossare sempre la mascherina. Dal momento in cui si viene vaccinati, quanti giorni devono passare per avere poi la cosiddetta immunità? Dunque, ci sono una serie di studi su questo tema e si è visto quasi in modo puntuale che il 12° giorno rappresenta un punto di svolta, dopo il quale si abbatte la probabilità di fare malattia in caso di infezione e diventa più efficace la protezione conquistata. Benissimo. Quindi diciamo un paio di settimane sono un intervallo ragionevole. Se dovessero arrivare delle nuove varianti, i vaccini vanno modificati, sono pronte le case farmaceutiche? Questo è un tema di grande importanza, perché la circolazione di varianti ormai è palese e la presenza di mutazioni in alcune regioni della superficie del virus, segnatamente quella che costituisce il contenuto, il messaggio formativo del vaccino, insomma, queste variazioni ci sono. Alcune sono insensibili o molto parzialmente sensibili all'effetto di contenimento che il vaccino conferisce, per cui le case farmaceutiche hanno in pancia la tecnologia, il know-how, la conoscenza per approntare delle variazioni alla struttura genomica del vaccino stesso. Genetica. Professoressa, vaccino. La differenza dei quattro vaccini, vettore virale e RNA messaggero, cambia qualcosa su questi vaccini? Sì, in realtà cambia la filosofia con la quale l'informazione che viene fornita all'organismo per produrre gli antigeni, che poi saranno a loro volta il bersaglio degli anticorpi, viene veicolata. Quindi parliamo di piattaforme proprio perché in qualche misura è come se si trattasse di una rampa di lancio dalla quale poi parte il meccanismo di risposta. E sono due mondi diversi, perché in un caso c'è l'RNA messaggero e nell'altro c'è invece il DNA che viene trasportato attraverso un vettore virale che tuttavia non replica. Sono tutti buoni? Sono tutti buonissimi, sono tutti innocui. Fondamentalmente. C'è stata questa grossa polemica su AstraZeneca, che però ha dato qualche problema. Sì, il problema di AstraZeneca è un problema che ha preoccupato per la ragione che è grave, ma la sua incidenza è talmente bassa, trascurabile, che è più facile finire sotto un'automobile camminando per la strada che non fare una complicanza vaccinale. Quindi bisogna sempre ricollocare le cose, i fatti nella loro giusta dimensione e nella prospettiva corretta. Un po' più nelle donne c'era questo rischio. Direi quasi esclusivamente nelle donne, nelle giovani donne al di sotto dei 50 anni, che rappresentano la popolazione in assoluto più colpita da questa complicanza, e nelle quali quindi è scaturito la raccomandazione di non utilizzare questo presidio vaccinale. E quindi si è invertita un po' la rotta. Se non altro fino a che non si è capito bene cosa fare per intercettare precocemente, in modo efficace, la complicanza. C'è la possibilità che il Covid possa scomparire nel tempo? Dunque, scomparire è poco probabile, perché una volta che si è accomodato dentro l'umanità, e l'ha fatto in modo furioso, come abbiamo visto. La storia dell'invasione microbica nel mondo non ci ha mai dimostrato che un germe o un virus scompaia spontaneamente. Perché questo avvenga è necessario eseguire una serie di attività specifiche molto finalizzate, come è stato il caso della vaccinazione universale per la polio, che ha permesso di considerare la malattia eradicata, così come la vaccinazione antivaiolo eradicata, così come la vaccinazione antipolio ha permesso di considerare questa malattia eliminata, perché in alcune sacche di popolazione non ero anche la spagnola, però dopo un po' è scomparsa. Ma noi abbiamo ancora dei ceppi, il tema è calzante. Noi abbiamo ancora molti ceppi di H1N1, che è stata la variante caratterizzante il ceppo della spagnola. Quindi il virus influenzale con quelle caratteristiche ha continuato a circolare.
Qual è la differenza, qual è l'aspetto di mitigazione della circolazione? È che la popolazione nel frattempo comincia a preparare gli anticorpi, ecco. E quindi il contatto, se avviene, avviene in epoca precoce, dove gli effetti sono molto meno devastanti che nell'età adulta o peggio ancora nell'età avanzata, e quindi l'umanità tutto sommato se lo potrà dimenticare ma non lo perderà. Benissimo, a settembre ci sarà anche il virus influenzale, quindi ci toccherà fare doppio vaccino. Cosa succede a settembre? Questa è una domanda interessante, perché noi abbiamo fatto una campagna di raccomandazione molto intensa nel periodo autunnale, raccomandando a tutti i soggetti a rischio di eseguire la vaccinazione antinfluenzale. Ma abbiamo fatto forse una sovrastima del rischio, perché indossando la mascherina la probabilità di acquisire l'infezione tutto sommato si è molto limitata, molto, molto. Moltissimo. Tant'è vero che quest'anno abbiamo avuto sostanzialmente una non epidemia, sì, influenzale. Allora, sempre tornando al senso dell'apprendimento, che ci consegna questa esperienza? Ci consegna la convinzione che i soggetti a rischio utilmente possono indossare le mascherine anche in, ecco, periodo di circolazione influenzale, che è una cosa che in altri paesi avviene regolarmente. È nei vero, paesi asiatici è vero. È un costume magari consolidato. Non li guardavamo con un occhio particolare, certo, ma con quella diffidenza di chi, sì, non capisce la ragione per cui gli altri fanno alcune la poca cose. Cultura, la poca informazione, sì, ecco, sì, poca informazione. Giusto vaccinare anche i dodicenni? Dunque, la vaccinazione universale, se deve essere tale, deve esserlo, e quindi è giusto vaccinarli perché loro hanno la capacità di infettarsi senza avere gravi conseguenze e quindi di veicolare il virus ad altri. E i bambini piccoli? Ma sui bambini piccoli intanto non abbiamo ancora il preparato vaccinale sperimentato, quindi non abbiamo la consapevolezza che si possa fare, almeno non è stata confermata, non è stata consegnata alla letteratura scientifica, quindi per il momento rimane una domanda senza risposta. Certo. Professoressa, molte persone devono fare ancora il vaccino, c'è qualcuno che poi deve partire per le vacanze, qualcuno per il viaggio di nozze, come si farà con il richiamo? Saranno poi allestite in tutti i centri, cioè in tutte le zone turistiche? Non ci sarà un altro caos? Perché di caos ne abbiamo visti, comunque non possiamo dire che tutto è filato liscio come l'olio. Sì, in realtà non dobbiamo sottovalutare lo sforzo immane di tipo organizzativo che la vaccinazione di oltre, certo, mezzo milione di persone al giorno ha comportato. Certo. In tema di logistica, di disponibilità delle risorse, di organizzazione spicciola delle persone. Quindi direi che non tutto forse è filato benissimo, ma dal mio punto di vista è tutto filato molto meglio dell'atteso, dell'attendibile. Quindi mi sento di spendere una parola di elogio per tutti quelli che si sono spesi in maniera straordinaria in questa campagna vaccinale. Il tema delle vaccinazioni in estate è un tema caldo, non solo per motivi climatici, chiaramente. Che non sarà facile gestire poi. Non sarà facile, e ci sono una serie di aspetti sia di tipo amministrativo, noi abbiamo un'economia sanitaria regionalizzata, quindi ci deve essere un meccanismo di compensazione se un cittadino, certo, italiano effettua la vaccinazione o anche solo il richiamo al, certo, di fuori della propria regione. L'ipotesi di modulare la vacanza estiva sulla base dell'appuntamento vaccinale è un'ipotesi percorribile, ma non per tutti, perché chi ha già organizzato le ferie non può certo affrontare il tema di spostarsi in massa con la famiglia per tornare nella propria regione, certo, ed eseguire il vaccino. Quindi sarà necessario immaginare una strategia che nello stesso tempo renda fattibile l'offerta vaccinale nei piccoli centri anche quando diventano, certo, molto abitati per motivi turistici, e dall'altra che consenta alle regioni di rientrare del capitale o speso in eccesso oppure di elargire il capitale non speso perché i cittadini della propria regione sono andati altrove. E non è banale questo, assolutamente, questo, perché poi c'è il rischio che le persone non vanno in vacanza e quindi l'economia subisce l'ennesimo crollo. Certo, questo è un altro aspetto di rilievo. Ho qualche perplessità riguardo al fatto che un italiano decida di non andare in vacanza per vaccinarsi.
O comunque se lo può fare, penso che tenderà a posticipare o anticipare il periodo. Insomma, di non ferie. Sarà facile gestire, però non sarà affatto facile. No. È d'accordo ad eliminare i brevetti sui vaccini? È un tema molto dibattuto, sul quale entrano tanti aspetti che sono sia di natura intellettuale sia di natura economica. Il brevetto garantisce alla società che ha investito per acquisire certo. quella certa tecnologia il rientro dei capitali e il guadagno. Ora, che in alcuni casi il brevetto abbia coperto guadagni molto vistosi, questo è certo. probabile, anzi in alcuni casi è palese, e questo vale per i farmaci più che per i preparati vaccinali. Cambiare le regole del gioco in corso d'opera non è mai una scelta facile e se ne esce male, perché non ci sono più certezze, diventa anche complicato immaginare che domani qualcuno investa per salvare o comunque per risolvere un problema che altri non sono riusciti a risolvere. Da una parte però mi viene in mente che in un'epoca diversa, ma con finanziamenti diversi, quindi più di natura pubblica certo. che di natura privatistica, Sabin ha regalato il vaccino antipolio all'umanità, e questo lo ha fatto con un atto di grandissima generosità, per cui è stato possibile poi distribuirlo ai paesi in via di sviluppo. Non dimentichiamo che il tema forse va declinato nelle diverse realtà geografiche e politiche. Perché è palese che non possiamo immaginare di concludere l'avventura coronavirus se anche i paesi in via di sviluppo non saranno immunizzati in certo. maniera adeguata. Ed è chiaro che i paesi in via di sviluppo non possono affrontare l'onere di certo. un acquisto di vaccini in misura così rilevante, perché spesso sono molto popolosi. Certo. E dunque una quadra a questo problema bisognerà trovarla. Con quali regole, con quali scelte, forse è difficile immaginarlo oggi, ma c'è un movimento intellettuale, culturale, normativo che va in una direzione nuova, e forse questo è l'aspetto più, mi lasci dire, più generoso, se c'è un aspetto generoso certo. della pandemia, è l'aspetto che ha costretto l'umanità a ripensare i suoi modelli. E a rideclinarli secondo delle regole che sono forse non scritte, forse percepite ma non mai analizzate fino in fondo, come invece è stato necessario e sarà sempre più necessario fare di qui in avanti. Professoressa, prima di chiudere, di salutarci, mandiamo un messaggio ai nostri telespettatori. Sì, vacciniamoci, quelli che sono vaccinati, però ricordiamo che non siamo totalmente immuni dal Covid, si rischia comunque di prenderlo anche se siamo vaccinati. Ci evita l'ospedalizzazione, ma attenzione, quindi usiamo ancora mascherine, sempre attenti, no agli assembramenti, perché il vaccino non ci tutela al 100%. Non ci tutela al 100%, però direi che, perché altrimenti sarebbe inutile fare no, una campagna vaccinale se diciamo siamo comunque esposti all'infezione. In realtà l'infezione viene abbattuta del 70-90%. E questo significa che comunque la quota parte maggioritaria okay. delle persone vaccinate sono protette e dall'infezione e anche dalla malattia. Tuttavia c'è quella fascia che ancora rimane e non è prevedibile nel singolo soggetto se questo sarà protetto completamente oppure esposto all'infezione e quindi capace di trasmetterla. Quindi cerchiamo insomma di essere sempre attenti. È ragionevole attenti. Avere ancora un atteggiamento cauto. Cauto. Fino a che la circolazione del virus non scenderà al di sotto dei livelli di guardia, e a quel punto non essendoci più il virus in giro diventa improbabile infettarsi. Ne parleremo sicuramente anche nei mesi estivi di questa situazione, vedremo l'andamento e certo. poi vedremo a settembre, sperando che non succeda nulla. Grazie professoressa Gloria Tagliani, grazie per essere stata qui con noi, grazie ai nostri telespettatori, buonasera.